Buonasera a tutti. Vi auguro intanto felici feste, un buonissimo Natale e sicuramente un buon anno che sia migliore sempre di quello trascorso. Ne approfitto per fare una breve sintesi di quello che è stato fatto in quest'anno. Vorrei ricordare che, nonostante le gravissime difficoltà economiche in cui ci troviamo un po' tutti i comuni, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto e quello che ho detto oggi nell'incontro che abbiamo avuto con i nostri dipendenti, che nonostante le grandissime difficoltà riusciamo ancora a pagare gli stipendi in tempi giusti, a pagare anche la tredicesima e avere la soddisfazione di amministrare, che credo che sia una cosa oggi difficilissima, perché l'amministratore oggi la mattina si sveglia e non sa come poter andare a fare qualche cosa di utile, mentre qua a Furci dobbiamo dire, e lo devo dire con grande soddisfazione, ci vediamo tutti i giorni e tutti i giorni abbiamo qualcosa da fare di utile per la collettività. Vorrei ricordare qualche cosa che abbiamo fatto in quest'anno. Abbiamo riasfaltato tutto il lungomare, la sistemazione della villa comunale, l'illuminazione della villa comunale, la pulizia del parco suburbano nuovamente fruibile. Abbiamo avuto la possibilità tramite tre cantieri di rifare delle piazze, di avere delle piazze dove la gente può effettivamente andare a sedersi col piacere di farlo. Abbiamo avuto tra le altre cose un finanziamento di 750.000 euro per il centro diurno, che abbiamo già sistemato con due cantieri, ma che ulteriormente sistemeremo in maniera ottimale tra poco. Abbiamo avuto la possibilità di rifare gli spogliatoi al campo di tennis, abbiamo fatto tutti gli spettacoli estivi senza uscire grandi somme, abbiamo pagato solo la SIAE, abbiamo avuto un mese effettivamente di successo, abbiamo avuto tantissime persone a Furci, abbiamo anche avuto la possibilità di avere finanziato il borgo rurale d'Artale, che presto cominceranno i lavori, abbiamo avuto 250.000 euro dalla regione, quindi siamo effettivamente contenti e soddisfatti. Tra le altre cose, nel 2012 abbiamo già programmato dei lavori certi, infatti abbiamo contratto un mutuo. So benissimo che contrarre dei mutui non è un grande vanto, però devo precisare che in 3 anni è la prima volta che noi facciamo dei mutui. E perché? Perché abbiamo intenzione in quest'anno di rimettere finalmente in sesto, e abbiamo già avuto il benestare dalla Cassa Depositi e Prestiti, la nostra palestra comunale, che è un vanto che purtroppo non è mai stata messa in funzione per tanti motivi. Anzi, in passato ricordo, e devo dire tra parentesi con dispiacere, che è stata inaugurata più volte in occasione di situazioni elettorali. Noi finalmente quest'anno la sistemeremo in maniera definitiva, per cui coloro i quali succederanno avranno la possibilità di avere questa palestra che appunto costituisce il vanto per Furci e per tutta la zona ionica. Abbiamo fatto un mutuo per il cimitero, e qua apro una piccola parentesi, abbiamo fatto un mutuo per il cimitero per fare una strada che possa condurre in alto, per cui in pratica un mutuo di 425.000 euro ci consentirà finalmente di poter utilizzare il cimitero in maniera più tranquilla. E questo discorso del mutuo mi fa ricordare un manifesto fatto dai vecchi amministratori contro il sottoscritto, in cui dicevano che il sottoscritto non era stato capace di utilizzare un mutuo che loro avevano lasciato in eredità di 1.050.000 euro per il cimitero. Questo mutuo, bene, non esisteva. Se fosse esistito, sicuramente il sottoscritto l'avrebbe realizzato, non perché l'avrebbero lasciato gli altri, ma l'avrebbero fatto sicuramente. Abbiamo fatto un mutuo per Madonna delle Grazie, 885.000 euro, e sicuramente sistemeremo anche il campo di calcio con altri 30.000 euro, avremo una sistemazione definitiva delle palestre e bagni esterni per renderlo effettivamente agibile al 100%. Che posso dire di più? Aspettiamo ancora delle sovvenzioni regionali, abbiamo tanti progetti, quello di cui purtroppo sicuramente io non vedrò, non so se vedrò la realizzazione, è quello del porto, di un piccolo porto per pescatori. L'abbiamo inserito nel piano terminale delle opere pubbliche e non so se lo vedremo mai, comunque bisogna essere ottimisti. E il Museo del Mare che è stato progettato sotto la villa comunale, dovrebbe essere anche quello che lo chiedo per il futuro di Furci. Conclusione, non ci allunghiamo in discussione inutile, voglio solo dire grazie a tutti, grazie agli impiegati, grazie ai miei assessori, grazie alla dottoressa Leonelli, grazie a tutta la cittadinanza e spero che il futuro sarà sempre migliore per tutti, nonostante le difficoltà. Grazie e auguri a tutti.
Buonasera, grazie al direttore di Milioni Notizie, anche quest'anno mi rivolgo alla cittadinanza per porgere i miei auguri natalizi. Dopo la relazione del sindaco devo puntualizzare che i mutui fatti dall'amministrazione sono stati fatti esclusivamente per incrementare il valore immobiliare del patrimonio comunale, quindi sono spese per investimenti e quindi è apprezzabile perché questo va appunto a incrementare quelle che sono le immobilizzazioni comunali. Questa breve parentesi, riferendomi a quello che ha detto il sindaco, adesso vorrei dire, puntualizzare che anche quest'anno siamo riusciti a recuperare una buona parte dell'evasione fiscale, quindi abbiamo ridotto ulteriormente il disavanzo comunale, abbiamo trovato un bilancio in pareggio, quindi abbiamo recuperato e abbiamo adottato debiti fuori bilancio, quindi li abbiamo chiuso eliminando ed evitando ulteriori danni erariali al comune per quanto mi riguarda e quindi speriamo appunto di incrementare ulteriormente entro il prossimo anno e col prossimo bilancio di previsione ulteriori recuperi per l'evasione, per quanto riguarda l'evasione fiscale. Mi sembra importante aggiungere alla relazione che ha fatto il sindaco che l'amministrazione intende prorogare per ulteriori 3 anni ai precari che lavorano presso l'amministrazione il contratto dopo il nulla osta che verrà probabilmente rilasciato dalla presidenza della regione entro il 31 del dicembre. Quindi contrariamente a quello che hanno fatto altri sindaci vicini, il sindaco appunto ha ritenuto di prorogare per altri 3 anni grazie alla nulla osta a questa legge e all'opportunità che è stata data per quest'anno. Anche quest'anno quindi approfitto di questo breve spazio virtuale per mandare un saluto alla cittadinanza che conosco sempre più numerosa grazie agli incontri avuti ultimamente con molte famiglie locali, quindi porgo un breve saluto un augurio alle vostre famiglie e spero appunto di continuare a lavorare con l'amministrazione in sinergia come abbiamo fatto fino ad oggi. Grazie. Buonasera, in qualità di assessore anziano sento il dovere di inviare tramite questo mezzo di informazione ai miei concittadini gli auguri più sentiti di un Natale prosperoso di salute e serenità ed un felice anno 2012. Per quanto mi riguarda, il mio impegno profuso fino ad oggi per un vivere migliore di tutti cercherò con ogni sforzo di accrescerlo onde proseguire e migliorare i risultati per una sempre migliore godibilità del nostro ridente paese. Grazie e auguri.